Avrete tutti visto sul mio canale, io sono Mr. Camarium. In questa lezione parleremo della navigazione anonima. E come abbiamo detto in un video precedente, navigare in modo anonimo è del tutto legale e anche un diritto. Ovviamente in descrizione metterò anche il documento che potete prendere come riferimento e considerare per conto vostro quali sono le leggi riguardanti l'utente sulla rete. Detto questo, andiamo a parlare di questo argomento riguardo alla navigazione anonima. Su internet, su YouTube se ne parla spesso, però in questo caso voglio portare un contenuto completo in cui vi faccio vedere quali sono le opportunità, gli strumenti più adatti per navigare in modo tutto anonimo e perché sarebbe necessario o perché molti navigano in modo anonimo. Consideriamo il primo sistema, quello il classico Tor. Cominciamo con il primo metodo, che è quello molto conosciuto, che è Tor Browser, quello che state vedendo adesso sul vostro monitor. Con questo browser è possibile navigare in modo del tutto anonimo utilizzando connessioni da altri computer. Però quando parliamo di navigazione anonima è sempre una navigazione sicura, diciamo, al 90%. E il vantaggio di utilizzare questo sistema è quello di andare su siti dove i provider hanno imposto delle limitazioni per la navigazione. Tipo ad esempio i siti cinesi non è possibile accedere con i normali browser perché in Cina ci sono dei divieti per i cittadini cinesi con cui non possono uscire fuori dal proprio stato. Quindi non possono vedere siti con estensione.it, giusto per fare un esempio. La stessa cosa noi non possiamo vedere siti con le nostre estensioni. Però utilizzando questo tipo di sistema di navigazione possiamo accedere a qualsiasi sito in tutto il mondo. Ovviamente possiamo accedere anche a Deep Web e a Dark Web. Però prima di andare avanti, la cosa da fare sempre con questo browser, che di solito non fa quasi mai nessuno, è cliccare su questo bello scudo e aumentare il livello di sicurezza, che è impostato su standard. Io di solito metto su sicuro. Poi se proprio volete fare delle prove, potete andare anche su il più sicuro. Fatto questo, potete stare sicuri che difficilmente sarete rintracciati, difficilmente. Però questo non esclude che se navigate nel dark web o in deep web non possiate incontrare qualche hacker molto furbo che riesca a penetrare le vostre sicurezze e prendere il controllo della webcam e anche parte del computer. Per evitare questo, vi mostro l'altra soluzione. Io la chiamo soluzione bolla, in cui intrappoliamo praticamente l'hacker e possiamo navigare tranquillamente e lui non può fare danni al nostro computer fisico. La tecnica di cui vi parlavo, l'effetto bolla, sarebbe quella di utilizzare un sistema operativo che si chiama Tiles, strutturato su Linux, praticamente sviluppato da Debian, questo qui è 64 bit, se mi ricordo male. Questo qua in pratica è sviluppato interamente intorno a Tor Browser e viene equipaggiato da altri software, programmi che possono essere utili come il pacchetto di LibreOffice oppure la posta elettronica, dove, eccolo qua, email, Mozilla e via dicendo. L'ho lanciato su una macchina virtuale, è un po' limitato su una macchina virtuale perché essendo un sistema operativo in erba ancora non riesce ad adattarsi alle schede video, quelle lì emulate. L'ideale sarebbe quello di lanciarle direttamente da una chiavetta con i bot e quindi potete navigare utilizzando questo sistema operativo. In questo caso nessun hacker potrebbe entrare e prendere il controllo della vostra webcam, anche perché la webcam in questo software non è installato, perché qui questo sistema operativo non vede la webcam, almeno nel caso mio la webcam qua dentro non la riesce a vedere. Però per chi non ama Linux esiste anche un'altra soluzione, una soluzione che ci permette di navigare anche senza usare la chiavetta, sempre dal nostro computer principale utilizzando la macchina virtuale. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, la macchina virtuale in questione che ho realizzato è con Windows 7, dove l'ho equipaggiato con il Tor. Adesso lo lancio perché anche qui ho dimenticato di metterci il livello di sicurezza avanzato. Ecco qui, adesso lo facciamo insieme, cambia.
e mettiamo su sicuro e chiudiamo. Vedete, anche l'icona cambia come scudo, connetti e si connette tranquillamente. Il vantaggio qui qual è? Potete anche pensare, beh, questo è un sistema Windows, potrebbero entrare gli hacker. Beh, anche se lo fanno, poco ci importa, perché questo è un'area del tutto protetta. In questo sistema qua, tra l'impostazione del mio dispositivo, ho disabilitato la porta USB, quindi non possono avere accesso neanche alla webcam o a eventuali chiavette collegate a computer e via dicendo. L'unica cosa che ho inserito qui nelle cartelle condivise è praticamente l'unica cartella hacker dove ho installato i software che potrebbero ritornarmi utile durante la navigazione o durante qualche malafatta. Ok, esco da qui. Allora, a questo punto posso anche spegnere questo qui, che poi qua mi chiede anche di aggiornarlo, perché il sistema 7 ancora ha degli aggiornamenti di sospeso. Ok, lo chiudo. Allora, come avete visto, nei due casi, sia nella macchina virtuale Tiles con i Debian e Windows 7, non vi ho fatto vedere come si fa a creare la macchina virtuale, perché è qualcosa di molto semplice, ma se lo ritenete necessario, perché non l'avete mai fatto e volete essere più sicuro come si fanno a creare le impostazioni più adatte, potete metterlo in descrizione come richiesta e io vi farò un video dedicato in cui vi spiego come creare una macchina virtuale. Magari vi indico direttamente come creare la macchina virtuale di Windows 7 con Tor. In questo modo potete utilizzare la macchina che di solito uso, scusate, che uso di solito anch'io per navigare, è tutto anonimo e sicuro. A questo punto penso di aver detto tutto sulla navigazione anonima, i tre sistemi che potete utilizzare. Io personalmente vi suggerisco di crearvi una macchina virtuale piuttosto che utilizzare un browser, come cioè, se solo il browser, così almeno siete assicuri che se anche qualche hacker riesce ad avere accesso, ha l'accesso alla macchina virtuale, che con un solo click la potete direttamente eliminare e non avete problemi. A voi una buona giornata e vi ricordo di lasciare un like e condividere il video e iscrivervi al canale.